E allora, a questo punto, anche se vedo l'avvocato Sanzone non è arrivato, però abbiamo sempre la presenza dell'avvocato Folli, quindi io direi possiamo iniziare a questo punto con l'esame di Filippo. Vediamo se è collegato. Buongiorno Presidente, dal sito Buongiorno. riservato è presente il signor Di Filippo Pasquale, nato a Palermo il 19 agosto del 1963. Sì, in aula è presente per l'assistenza l'avvocato Fabbri, lo Sì, presente, vediamo. buongiorno. E dovremmo allora innanzitutto precisare la qualità del Sì. Di Filippo, sì. Sì, Presidente, buongiorno a tutti. Il Pubblico Ministero chiede di sentire il signor Di Filippo nella qualità di teste assistito, avendo definito con Quindi ha definito tutti i sentenze procedimenti. irrevocabili tutti i procedimenti a suo carico. Vabbè, l'avvocato Fabbri ha nulla da Sì, osservare in proposito. no, confermo la posizione. Conferma e quindi la Corte, tutti gli altri difensori hanno nulla da osservare in proposito, no? Quindi la Corte, sentite le parti, dispone che l'esame del Di Filippo avvenga con le forme della testimonianza assistita ex articolo 197 bis. Codice procedura penale. Allora, Di Filippo, dovrebbe lei innanzitutto leggere la dichiarazione di impegno che si dovrebbe trovare, dovrebbe Dite, Sì, prego. consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. E allora, ci dia innanzitutto le sue generalità complete. Lei è nato dove e quando? Sono nato a Palermo il 19 agosto 63. Quindi nato a Palermo il 19 agosto 1963. E allora, l'esame è stato richiesto dal Pubblico Ministero, al quale quindi possiamo dare la parola per iniziarlo. Sì, grazie Presidente. Buongiorno signor Di Filippo. Buongiorno. Senta, signor Di Filippo, lei ha fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra? Non abbiamo sentito, non so se lei ci ha sentito, ma noi non sentiamo in ogni caso la sua risposta. Ah, Ho detto sì. ha detto sì, non era Non si è arrivata. sentito. Può indicare cortesemente alla Corte quando è che vi ha fatto ingresso? Io ho fatto parte di Cosa Nostra dal 1982 fino al 1995, periodo in cui sono stato arrestato e ho collaborato con la giustizia. Senta, nel 1982 in quale territorio, in quale zona, in quale famiglia mafiosa era stato aggregato? Io nel 1982, essendo il genero di Tommaso Spadaro, già lui era latitante per il maxi, era stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare per il maxi processo, o mandato di cattura allora, non mi ricordo. Quindi lui era latitante, e quindi io dal 1982 fino al 1982-83, camminavo con lui, e quindi tutte le cose che faceva lui li facevo pure io. Può illustrare cortesemente? Ah, prego, prego. Per quanto riguarda Cosa Nostra, quello era il periodo della guerra di mafia, e quindi lui, settimanalmente, siccome lui in quel periodo ovviamente faceva parte della mafia vincente, una volta a settimana si incontrava con quasi tutti gli altri esponenti della mafia vincente, quindi io lo accompagnavo. Qualche volta ho presenziato, qualche volta non ho presenziato. Questi personaggi erano Pippo Calò, almeno per quello che mi ricordo, Mario Pessifilippo, Pino Greco, Giuseppe Lucchese, Antonino Marchese e tanti altri. Sempre nello stesso periodo, mio suocero, per quanto riguarda il traffico internazionale di stupefacenti, importavamo, per quanto riguarda tutta Palermo,
era lui quello che se ne occupava, la famiglia di Portanova, importavamo grosse quantità di eroina, si raffinava in Sicilia e poi si mandava negli Stati Uniti. E questo io ero anche, facevo anche questo con lui. Poi posso continuare io? Magari no, io infatti posso continuare? Stavo sì. Facendo io delle domande, poi lei... sì, continuo io, poi magari se ci dobbiamo soffermare, ci soffermiamo, ditemelo voi, io comunque continuo. Nell'83 io sono stato arrestato assieme al mio socio perché latitante lui, io ero assieme a lui e sono stato arrestato pure io. Ho fatto 2 anni di carcere, dall'83 all'85, sono stato condannato a 11 anni di carcere, però in primo grado, poi in appello sono stato assolto e condannato a 2 anni e 2 mesi per quelli che avevo fatto e quindi sono stato scarcerato. Dall'85 in poi, quindi con mio suocero in carcere, io da quel momento in poi mi continuo a occupare di Cosa Nostra, per quanto riguarda lui e per quanto riguarda altri esponenti di Cosa Nostra. Facevo tutto sommato quello che mi dicevano loro. Portavo le notizie dal carcere a fuori e da fuori al carcere. Vabbè, durante aspetta, aspetta, periodo... signor Di Filippo, seguiamo ora un ordine, è stato abbastanza esaustivo. Senta, lei ha detto che suo suocero operava in Portanova. Che ruolo aveva nel mandamento di Portanova nell'82 e nell'83? Da chi era diretto in quel periodo quel mandamento? Allora, quel mandamento era diretto da Pippo Calò, che io comunque conoscevo anche personalmente perché ci incontravamo spesso, io, lui e mio suocero. E anche lui in quel periodo era latitante. Molto spesso Pippo Calò andava a Roma e quindi quando lui andava a Roma le veci del mandamento li pigliava mio suocero. In quale zona, di Portanova suo suocero, diciamo, aveva influenza particolare? Vabbè, non c'era una zona particolare, perché comunque lui non è che gli interessava questo, la zona o non la zona, comunque era nella zona di Portanova e aveva quasi tutto lui in mano assieme a Pippo Calò, soprattutto quando mancava Pippo Calò. Faccio presente che c'erano anche altri personaggi di Portanova che io conosco, che stavano anche con noi, mi riferisco a Salvatore Cangemi, a Francolino Spadaro, a Ila Partel, sono tante altre persone. L'influenza di più l'aveva alla calza, diciamo, tutto sommato, però non è che a lui gli interessava più di tanto questa cosa. Ho capito. Senta, ma lei è stato formalmente combinato quando ha, diciamo, avvicinato suo cognato? Allora, io, sì, giusto per tutto quello che io ho fatto, perché poi comunque io ho finito di parlare fino all'85-86, perché dall'85 all'86 fino al 94 comunque mi sono sempre occupato di Cosa Nostra e ho sempre obbedito agli ordini di mio suocero, di Pippo Calò e di altri personaggi mafiosi, mi riferisco ad altri capi mandamenti. Eventualmente, se poi volete chiarimenti, ve li do dopo. Un attimo, Di Filippo, si fermi un attimo. Presidente, è giunto in aula il difensore d'ufficio, avvocato Rosario Sansone. Sì, quindi diamo atto che è sopraggiunto. Presidente, che ho scusato il ritorno, scusato il ritardo, ho fatto il prima possibile. Lo sappiamo, l'abbiamo avvisata d'urgenza stamattina, quindi è più che giustificato. Quindi, allora, per quanto riguarda sia Rina che Bagarella, adesso viene designato l'avvocato Sansone, così se l'avvocato Folli dovesse allontanarsi ce lo fa sapere, ovviamente... estenderemo la sostituzione anche per Gina a quel punto. E allora, prego. Dicevo, è stato formalmente combinato, signor Di Filippo? Io sono stato formalmente combinato nel 94, uomo d'onore riservato, però mi voglio sottolineare che per me non è cambiato niente, cioè anche se io sono stato combinato nel 94, il periodo antecedente, quindi dal 94 al 1992, sempre Cosa Nostra facevo, quindi non è che è cambiato niente, per quanto riguarda la mia posizione non è cambiato niente, anzi voglio dire, mi occupavo di cose più importanti quando non ero combinato che quando sono stato combinato. Vabbè.
anticipiamo subito il tema, arriviamo al 94 per poi ritornare indietro. Chi l'ha combinato in maniera riservata in Cosa Nostra nel 94, come appena riferito? Leo Luca Bagarelli e Antonino Mangano. Va bene. Ritorniamo... Antonino Mangano era il capo di tutto il mandamento dopo l'arresto del Gramiano. Mandamento unico, praticamente dopo l'arresto del Gramiano il comando in tutto il mandamento l'ha preso Antonino Mangano. Non c'erano più le famiglie praticamente, era tutto un mandamento che comandava lui. Sempre di Porta Nuova oppure di altri territori? No, stiamo parlando di Ciaculli, Brancaccio. Non l'aveva precisato che i Graviano comandavano. Dopo l'arresto dei Graviano il comando è passato ad Antonino Mangano. Mangano comandava tutto il mandamento. Non c'erano più famiglie, non c'era più niente. Così lui ha detto di fare e così si faceva. Senta, una circostanza volevo con lei approfondire. Lei ha menzionato prima Marchese Antonino tra le persone che partecipavano agli incontri. Lei lo ha conosciuto, Marchese Antonino? Chi era Marchese Antonino? In quelle riunioni a cui io molto spesso partecipavo, a cui molto spesso non partecipavo, a secondo, c'erano tante persone di cui poco fa gli ho detto. Marchese Antonino era il marito di mia sorella. Ecco, quindi sua sorella, il nome di battesimo? Di Filippo Agata. Ha sposato, giusto, il Marchese. Che lei sappia... Marchese era imparentato anche con Bagarella? Eravamo tutti una parentela, praticamente. Allora, io cognato di Marchese Antonino cognato di Bagarella, Bagarella cognata di Totorrina. Era tutto un film. Benissimo. Senta, ritorniamo a quell'escursus che lei stava facendo in un arco temporale. Lei dice che dall'85-86, quando suo suocero era detenuto, di fatto assicurava i collegamenti con l'esterno, corretto? Esattamente. Lei poi ha detto mi sono incontrato per conto di mio suocero con diversi capi mafia, se poi vuole glieli indico. Può indicare quali sono stati gli esponenti di Cosa Nostra che in quest'arco temporale lei ha incontrato? Allora, intanto io durante il periodo del maxi processo molti capi mafia sono stati trasferiti all'ospedale civico di Palermo, c'era un reparto dei detenuti. Io andavo a trovare mio suocero, diciamo che non c'erano problemi per entrare in questo reparto, perché io ci entravo sia quando c'erano i colloqui e sia quando colloqui non ce n'erano. Non c'erano problemi, poi eventualmente lo spiego per quale motivo. In questo periodo, dentro questo reparto, ci stavano diversi capi mafia, fra cui mio suocero, fra cui Pippo Calò, fra cui Giuseppe Gambino, Giuseppe Savoca e tanti altri che adesso io non mi ricordo in questo momento. Loro, in questa fase, e quindi mi riferisco soprattutto a Pippo Calò e a Giuseppe Gambino, mi hanno detto che io dovevo fare determinate cose per loro, cosa che io per esempio ho fatto. Ovvero, cos'erano queste cose? Allora, le spiego. In questo periodo loro erano detenuti all'ospedale civico di Palermo. Da Luciardone si facevano trasferire là perché loro erano ammalati. Una volta che arrivavano all'ospedale civico di Palermo, potevano stare 2-3 mesi e poi ovviamente si dovevano rifare la visita per essere o ritrasferiti a Luciardone se la malattia era curata, oppure dovevano rimanere là. Quindi io sono stato incaricato
da Pippo Calò e da Giuseppe Gambino di andare a trovare per la prima volta un dottore che si chiamava dottore Cinà e dire al dottore Cinà che lo voleva Giuseppe Gambino là al reparto, cosa che io ho fatto. Sono andato all'ospedale sempre civico di Palermo, sono andato a trovare il dottore Cinà e per la prima volta mi sono presentato e gli ho detto: guardi, mi manda Pippo Gambino e deve andare subito all'ospedale, al reparto da loro. Signor Di Filippo, la interrompo un attimo. Chi è Pippo Gambino in quel periodo? Ha un ruolo in Cosa Nostra e se sì, per quale territorio? Allora, per quello che mi ricordo io, era il capomandamento del quartiere San Lorenzo e che poi praticamente era il capomandamento di San Lorenzo, sì. Io la prima volta che sono andato dal dottore Cinà me lo ha detto lui personalmente di andarla a trovare e digli che il dottore Cinà doveva recarsi subito da lui. Chi era questo dottore Cinà? Nome di battesimo, lei lo ricorda? Guarda, sinceramente io mi hanno detto dottore Cinà, adesso in questo momento io non me lo ricordo, comunque io a lui lo conosco molto bene perché poi questa no, non è che io poi ci sono andato solo una volta da lui, ci sono andato per tutta quasi, insomma, per un bel poco, per tutta quasi la durata del Macchissi processo, perché i mafiosi che stavano dentro là di tanto in tanto si dovevano fare le visite e quindi lui era quello, il dottore Cinà era quello che man mano che gli scadevano le visite si occupava di corrompere gli altri dottori che dovevano andare a fare le visite. Non so se sono stato, è stato, sono stato chiaro. Ma il dottore Cinà, lei dove lo contattava? Io dal dottore Cinà andavo direttamente all'ospedale nel suo reparto, lui era primario là e quindi andavo, se lo trovavo di mattina, perché lui, se lui faceva il turno di mattina lo trovavo di mattina, se lo faceva di pomeriggio lo trovavo di pomeriggio. Qualche volta, o due o tre volte, sono andato anche a casa di lui, che è una traversa di Via Libertà. Ho capito. Il reparto in cui il dottore Cinà era primario, lo ricorda qual era? Io reparto, io credo che lui stava o al secondo o al terzo piano sicuro. Di quale ospedale? Sempre all'ospedale civico, quasi di fronte il reparto detenuti, quasi di fronte. Credo che era chirurgia, credo, lui era primario. Benissimo. E il dottor Cinà, insomma, accorreva subito a queste sue richieste? Sì, anche lui andava subito perché lui aveva il libero accesso comunque di poter entrare là. Però diciamo che il problema era quello, il problema che il dottore Cinà risolveva era quello che, voglio portare un esempio pratico, per esempio Pippo Gambino doveva andare a Luciardone o rimanere all'ospedale civico, quindi dovevano fare una visita per dire questo. Il dottore che andava a fare la visita a Pippo Gambino era corrotto dal dottore Cinà, perché il dottore Cinà gli diceva devi dire che lui sta male, quindi nel certificato faceva mettere che lui stava male e quindi Pippo Gambino rimaneva là. L'interesse di loro era quello di rimanere all'ospedale civico perché stavano bene. Benissimo. Stavano bene, non era il carcere l'ospedale civico. È stato, diciamo che è stato chiarissimo. Fermiamoci qua su questo tema. Andiamo oltre nell'arco temporale, signor Di Filippo. Veniamo agli anni 90, precisamente al periodo del 92, alle stragi del 92. Lei che cosa ha saputo in merito a questi episodi, ovviamente di Capaci, di Via D'Amelio? Allora, per quanto riguarda le stragi di Capaci di Via D'Amelio, io per quello che ho saputo in Cosa Nostra, lei consideri che io stavo tutto il giorno con esponenti di Cosa Nostra, diciamo che potrei continuare perché noi poco fa ci siamo fermati all'86-87, fino al 92 diciamo che ci sono anche altre cose importanti che ho fatto, però adesso ritorniamo alle stragi. Vuole sapere la motivazione, io ho saputo che sono stati uccisi il dottore Falcone e il dottore Borsellino, allora prima il dottore Falcone e poi il dottore Borsellino per il Macchissi processo, perché loro praticamente sono stati i magistrati che sono andati a fondo
nel combattere Cosa Nostra a fondo sotto tutti gli aspetti. Quindi la cosa è diventata pericolosa, sappiamo quello che è successo, e quindi tutte e due sono stati condannati a morte per il maxi processo. La sua fonte di conoscenza, chi è che le dice Falcone e Borsellino dovevano essere ammazzati per il maxi processo? Da chi apprende questa notizia? Dopo che sono stati uccisi, diciamo che vabbè, se ne parlava con quasi tutti, adesso non me lo ricordo. Io una cosa che mi ricordo è che sono andato in carcere da mio suocero, dopo che è stato ucciso il dottore Falcone, però, e lui mi ha detto, finalmente ci possiamo fare un po' di carcere tranquillo e sereno. Ho capito. Cioè, nel senso che lui stava, diciamo che stava in carcere, però ci stava male. Dopo che è morto il dottore Falcone, lui c'è stato bene in carcere. Non so se sono stato... È stato chiaro. Nel 1992, quando vengono commesse queste stragi, visto che Calò era detenuto, come ci ha raccontato, suo suocero era detenuto, il mandamento di Porta Nuova, da chi era diretto, da chi era retto? Allora, il mandamento di Porta Nuova era... Adesso. Chiedo scusa, sono l'avvocato Folli. Sì, avvocato. Sì, mi devo assentare. Nomino difensore, mio sostituto, il difensore d'ufficio presente in aula. Va bene, ne diamo atto a verbale. Se lei dovesse rientrare, poi ce lo farà sapere. Allora, prego, procediamo. Sì, dicevo, il mandamento in quel periodo, nel 1992, da chi era diretto? Mandamento di Porta Nuova. Guardi, fino a quando c'era Salvatore Gangemi fuori, il mandamento lo reggeva lui. Io voglio dire una cosa che poco fa non ho detto, che comunque penso che possa essere pure importante. Durante il periodo del macchissi processo, Pippo Calò mi ha detto che voleva parlare con Salvatore Gangemi, cosa che io ho fatto. Praticamente io ho fatto sapere a Salvatore Gangemi questa cosa, e io stesso ho portato Salvatore Gangemi dentro l'ospedale civico dove loro erano ricoverati. Ho capito. Lei dice che Gangemi ha retto il mandamento finché è stato libero. Poi che cosa è successo a Gangemi? È mutata la posizione di Gangemi? Che cosa è accaduto? Poi si è saputo che Gangemi, almeno io stavo fuori, che stava collaborando con la giustizia. Questo quando è accaduto, lo ricorda il periodo? No, questo devo dire la verità, non me lo ricordo. Non se lo ricordo. E successivamente a Gangemi chi è subentrato nella direzione del mandamento di Palermo Centro, di Porta Nuova? Allora, sicuramente nel 94 e nel 95 allora, c'è stato Vittorio Mangano, e poi Vittorio Mangano è stato arrestato, e dopo l'arresto di Vittorio Mangano il mandamento lo ha comandato per ordine di Leoluca Bagarella, Salvatore Cucuzza e mio cognato Francesco Spadaro, perché era stato scarcerato nel novembre 94. Senta, quindi... I passaggi sono stati questi. Gangemi, Vittorio Mangano, Salvatore Cucuzza e Spadaro Francesco. Benissimo. Nel periodo di Vittorio Mangano, lei ha parlato 94-95, lei ha conosciuto Vittorio Mangano, ha avuto rapporti con Vittorio Mangano? Io non credo di averlo conosciuto, non me lo ricordo, però sono sicuro che lui... incontrava con Bagarella, perché mi pare che una volta, sì, sono sicuro che lui si incontrava con Bagarella, come si incontrava anche Salvatore Cucuzza e Francesco Spadaro con Bagarella. Praticamente tutti i capi mandamento si incontravano con Bagarella. In che periodo? 94-95 sicuro si incontrava Vittorio Mangano, quando comandava, dopo l'arresto di Gangemi, quando comandava il mandamento, si incontrava con Bagarella. Che rapporto aveva Vittorio Mangano con Bagarella? Un rapporto... Almeno, per quello che ne sapevo io, buonissimo, perché
almeno questi sono i miei ricordi. Bagarella non si incontrava con un capo mandamento se lui non aveva buoni rapporti. Ricorda qualche episodio particolare a testimonianza di questo buon rapporto di Mangano, Vittorio Mangano, con Bagarella? Io adesso mi pare che io una volta stavo con Bagarella, gli ho visto un orologio, mi pare, gli ho detto che era bello e lui mi ha detto che gliel'aveva regalato Vittorio Mangano, una cosa del genere, pare. In che periodo? Parliamo sempre 94-95. 94-95. Senta, lei ha un fratello? Sì. Come si chiama? Di Filippo Emanuele. Suo fratello ha mai fatto parte di Cosa Nostra? Sì, mio fratello ha fatto parte di Cosa Nostra. Faceva parte di un gruppo di fuoco molto pericoloso, ma molto pericoloso. Ritengo io personalmente uno dei più pericolosi che ci stavano a Palermo e provincia. Lui ha fatto parte di questo gruppo di fuoco dal 1982 fino al 1985. Per quale territorio, per quale famiglia mafiosa suo fratello faceva parte di questo gruppo così pericoloso? Lui faceva parte di un gruppo di fuoco, i componenti erano Giuseppe Greco detto Scarpa, Mario Pestifilippi, Salvatore Marino, Pietro Salerno, Agostino Marino Mannoia e lui, erano questi. Facevano parte del mandamento Ciaculli, famiglia Ciaculli. Famiglia Ciaculli. Suo fratello è stato mai detenuto? Sì, mio fratello è stato arrestato nel 1994, operazione Golden Market. Ricorda per quali reati? Per associazione mafiosa, è stato arrestato per associazione mafiosa, sì. Senta, quando suo fratello Emanuele viene arrestato, lei era libero? Io ero libero, sì. È mutata la sua posizione in Cosa Nostra in quel periodo quando viene arrestato suo fratello? Diciamo che dopo l'arresto di mio fratello, come le ho detto poco fa, per me non c'era il problema di mutamento. È normale che poi io, dopo l'arresto di mio fratello, come personaggio mafioso divento più potente, perché entro in contatto con Bagarella Leo Luca e visto il rapporto di parentela che avevamo e visto, diciamo che lui mi voleva molto bene a me e quindi mi faceva passare tutto quello che io volevo. Benissimo, allora è il momento, signor Ecco, di Filippo ora di dilungarsi e raccontare cortesemente alla Corte come nasce questo rapporto, capito, nel 94 con Bagarella e come si sviluppa nel tempo. Prego. E io a parte che Bagarella lo conoscevo già da prima, perché diciamo c'erano i figli di parentela e comunque lui si è sposato a Villeggea e quindi io sono stato invitato al suo matrimonio, quindi diciamo che avevamo già un rapporto di parentela buono. E dopo l'arresto di mio fratello mi comincio a frequentare con Bagarella e quindi mi comincio a incontrare con lui e altri soggetti mafiosi. Diciamo che questi incontri erano riservati solo a poche persone, quindi ogni volta che io mi incontravo con lui c'erano altri 3-4 soggetti e basta. Quindi i soggetti che erano Antonino Mangano, che era il capo del mandamento e braccio destro di Bagarella, Matteo Messina Denaro, Giorgio Pizzo, Toni Calvaruso, che era l'autista di Bagarella,
e basta. Queste erano le persone che incontravano quando c'ero io con Bagarella, e queste erano le persone in più Grigoli che potevano sapere la mia appartenenza a Cosa Nostra in maniera riservata. Quindi uomo d'onore a tutti gli effetti. Senta, ma Bagarella le spiegò la ragione per la quale lei era stato combinato in maniera riservata? No, no, questo non ne abbiamo parlato, per quale motivo era riservata. Diciamo che io sempre durante questa mia affiliazione riservata, Antonino Mangano mi dice che io comunque da quel momento in poi facevo parte di un gruppo di fuoco riservato che potevano sapere solo poche persone. Queste poche persone erano Bagarella, Antonino Mangano, Matteo Messina Denaro, Salvatore Grigoli, io e Giorgio Pizzo. Lei poi ha fatto parte di qualche, ha preso parte a qualche omicidio, lei parla di questo gruppo di fuoco, ha commesso degli omicidi nell'ambito di questo gruppo di fuoco? Sì, io ho commesso degli omicidi con questo gruppo di fuoco, e ho commesso degli omicidi pure con un altro gruppo di fuoco, sempre comandato da Antonino Mangano, è formato da una decina di persone, altre 10 persone, che poi sono quelli che hanno fatto le stragi. Senta, lei ha detto che Antonino Mangano era il braccio destro di Bagarella. Antonino Mangano ci ha anche detto che in realtà dirigeva Ciaculli. Ha compreso la ragione per la quale in quel periodo 94-95 Bagarella aveva una così forte influenza sul mandamento di Ciaculli? Vabbè, a parte che Bagarella, secondo un mio punto di vista e per quanto mi riguarda personalmente, per quello che vedevo e che sentivo, lui non è che aveva solo l'influenza nel mandamento Ciaculli o come lo vogliamo chiamare, lui aveva influenza in tutta Palermo e provincia, cioè non si muoveva una foglia se non lo diceva lui. A me questo mi costa personalmente, quindi se io andavo da Bagarella e gli dicevo che dovevo fare un omicidio o dovevo fare una qualsiasi altra cosa, parliamo anche di cose importanti, Bagarella non è che mi diceva a me aspetta che lo devo fare sapere, vediamo cosa ne pensano, direttamente mi diceva fai. Quindi, e poi per quello che mi costa personalmente, dettomi anche da altre persone, quindi da Nino Mangano, da Grigoli, lui, sì, è vero che c'era Provenzano, latitante, però per quello che mi costa personalmente lui era il numero uno. Poi, questo lo dico perché mi costa personalmente. Senta, ma lei conosceva i luoghi di latitanza di Bagarella in quel periodo 94-95? Ha frequentato Bagarella in questi luoghi di latitanza? Ha partecipato a riunioni con Bagarella? E se sì, dove? Vabbè, intanto a Bagarella io ho dato o due o tre appartamenti, li ho dati io personalmente per farlo o nascondere o farsi delle riunioni quando e come voleva lui. Dove erano? Dove erano questi appartamenti? Ce n'erano, quasi tutte e due al centro, comunque due al centro sicuro e uno a Misilmeri. Comunque le vie di questi appartamenti? No, comunque sono stati individuati dalla DIA, quindi io allora l'ho detto alla DIA. In uno di questi hanno trovato addirittura il libro mastro, un libro mastro. Senta, le vie adesso non me ne ricordo. Ma lei poi con Bagarella, visto appunto questa sua attività di gestione della latitanza, ha stretto anche un rapporto di confidenza, di conoscenza stretta? No, avevamo un buon rapporto, tra l'altro lui e io ero molto spesso, lui mi dava
mi dava dei bigliettini chiusi da consegnare alla famiglia di sua moglie, e viceversa facevano la famiglia di sua moglie con lui, perché lui molto spesso magari non si poteva incontrare con nessuno, era ricercato da tutti, da quasi tutto il mondo. E se devo dire quello che è, lui di me si fidava tanto e mi voleva un bene, un grande bene. Senta, veniamo ad un periodo antecedente, veniamo per meglio dire al periodo delle stragi, 92. Suo suocero era detenuto in quel momento? Io sono stato arrestato nel 95 e lui era sempre detenuto, quindi... Dopo le stragi, quindi dopo Capaci e dopo Via D'Amelio, quindi dopo il maggio e luglio del 1992, la situazione carceraria di suo suocero, come è stata? È andata peggiorando? È rimasta inalterata? Allora, mio suocero, quando sono stati uccisi il dottore Borsellino e il dottore Falcone, stava al carcere di Spoleto. Li conosco tutti i carceri che hanno girato loro, perché io ero quello che giravo assieme a loro, facevo tutti i colloqui, facevo spostamenti di soldi, di denaro, vabbè, comunque queste cose poi mio suocero stava a carcere di Spoleto, però dopo la morte del dottore Borsellino e del dottore Falcone sono stati trasferiti al carcere di Pianosa, lui e Pippo Calò. Lei è stato al carcere di Pianosa ad incontrare il suo suocero? Sì, ci andavo io ogni mese. Ci andava lei ogni mese? Per tutto il tempo che... Io ci andavo ogni mese. Suo suocero nel corso di questi colloqui gli diceva nulla sul suo stato detentivo? Come si trovava in quel carcere? Quali erano le condizioni? Le condizioni erano pessime. Questa cosa mi è rimasta molto impressa, perché quando lui scendeva a colloquio stava malissimo e non riusciva a stare fermo, perché tremava tutto, tremava per tutta una serie di motivi che lui comunque non mi poteva dire, perché c'erano le guardie che ci guardavano, quindi lui aveva paura pure a dirmelo, perché nel momento in cui me lo diceva, magari poi le guardie potevano avere atti di vendetta su di lui. Comunque loro a Pianosa stavano malissimo e sono stati trattati malissimo, cioè dopo l'uccisione del dottore Borsellino e Falcone loro sono stati portati là e per quello che si sapeva stavano malissimo, sotto tutti gli aspetti, trattati male, di giorno, di notte, non li facevano dormire, non gli facevano fare la doccia, insomma, proprio una condizione pessima. Lei sa se suo suocero era stato sottoposto al regime detentivo del 41 bis? Sì, lui è stato portato là e praticamente aveva il 41 bis, sì, come tutti gli altri che sono stati portati là dopo le stragi. Visto che lei partecipava a questi colloqui, ha avuto modo, immagino, di incontrare anche altri familiari di altri detenuti lì, sì, partivamo tutti assieme, sì. C'era un piccolo aliscafo, se lo vogliamo chiamare aliscafo, che partiva da Piombino, e quindi partivamo tutti assieme, quei familiari che andavamo a Pianosa partivamo tutti assieme, quindi erano parenti di altre famiglie. Lei ha scambiato appunto informazioni, notizie con gli altri familiari dei detenuti sulla condizione anche degli altri detenuti, oltre che quella di suo suocero? Com'era? Tutti uguali era una tragedia quel carcere, erano trattati male. Senta, sì, lei sa... Diciamo che a Palermo non avevamo più pace, perché non stavamo tutti male, perché poteva succedere pure magari che pensavamo noi che magari da un giorno a un altro, che ne so, moriva qualche detenuto, per le voci che erano pesanti, cioè pesanti.
Senta, lei sa se poi nel 1993 sono stati commessi altri gravi attentati dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio? Allora, io sì, sono state commesse altre stragi. Io nel 95, quando ho cominciato a collaborare, penso che la vicenda la sapete, ho fatto arrestare Bagarella perché sapevo dove stava e ho parlato di tutta una serie di omicidi sconosciuti che si facevano Palermo e provincia, compreso Padre Puglisi, e ho riferito che c'era un gruppo di fuoco che aveva fatto le stragi. Chiedo scusa da Parma, signor Presidente. Sì. Dalla saletta numero 4, dove c'è l'imputato Rina Salvatore, ha fatto appena ingresso l'avvocato Renzo Luisa. Va bene, allora da questo momento quindi Rina è assistito dall'avvocato Renzo. Quindi oltre a dire chi erano i componenti del gruppo di fuoco, che quasi tutti erano sconosciuti e quindi avevano fatto determinati omicidi anche eccellenti Palermo e provincia, ho detto che le stragi di Roma, Firenze e Milano erano state fatte dal nostro gruppo, quindi mi riferisco a tutti i componenti del gruppo di fuoco, se vuole faccio i nomi, però non ce ne avete bisogno. E nello stesso tempo ho detto che quelle stragi erano state fatte per ricattare lo Stato. Ricattare lo Stato e praticamente con queste stragi gli si diceva allo Stato o a chi comandava in quel momento: o fate come diciamo noi o noi continuiamo a fare le stragi. Questo io l'ho detto nel 1995 quando ho cominciato a collaborare. E quali erano le cose che voleva Cosa Nostra? O fate come le diciamo noi, e quali erano queste cose? Le cose che voleva Cosa Nostra erano intanto abolire proprio Stu 41 bis, perché quella è stata una tragedia. E io quello che mi ricordo, la cosa principale era il 41 bis e poi cercare di vedere se si poteva togliere la cosa sui collaboratori di giustizia. Comunque la cosa principale era il 41 bis. Senta, lei dice, mi consta che il motivo delle stragi è questo, la sua fonte di conoscenza in merito a questa ragione delle stragi qual è? Chi la informa, allora, di questi motivi sì, che avevano spinto a fare le spiego. Stragi? Sì, le spiego. Quando io stavo con tutti i componenti del gruppo di fuoco, e quindi mi riferisco a Salvatore Grigoli, Giorgio Pizzo, Vittorio Tutino, Giuliano Francesco, Gaspare Spatuzza e tutti gli altri, nel 94-95, loro avevano molta paura che un giorno i magistrati potessero scoprire che erano stati loro gli esecutori. E quindi io, essendo che stavo quasi tutti i giorni con loro, li sentivo parlare e quindi sentivo intanto che erano stati loro e intanto dicevano pure, parlavano anche della motivazione. Quindi se io adesso gli devo dire chi era la fonte, in questo minuto non mi ricordo, comunque tutti erano la fonte, tutti i componenti del gruppo si lamentavano e cominciavano ad esserci le paure. Senta, signor Di Filippo, ma se questo era il gruppo di fuoco che quindi aveva eseguito queste stragi sul continente nel 93, c'era stato qualcuno che aveva dato ordine di eseguire queste stragi? Lei lo sa chi era? Allora, gli ordini al gruppo di fuoco sicuramente glieli ha dati Antonino Mangano. E allora, quando c'erano i Graviano, loro agivano per conto dei Graviano, quindi dobbiamo stare attenti alle date.
e c'era Giuseppe Graviano fuori, loro hanno agito per conto di Giuseppe Graviano. Successivamente, se ne hanno fatto qualcuno con Antonino Mangano fuori, hanno agito per conto di Antonino Mangano. Comunque, sia Giuseppe Graviano che Antonino Mangano erano comandati da Bagarella. Senta, nel 1993, per quanto è il suo ricordo, Graviano Giuseppe era libero, era detenuto? Allora, lui è stato arrestato, credo, nel 93. Però il mese non me lo ricordo. È sicuro di questa circostanza? Dell'anno? Cosa? È sicuro del periodo? Io credo che lui è stato arrestato... Non me lo ricordo, perché per me non era importante sapere quando avevano arrestato Graviano, adesso non me lo ricordo. Comunque lei deve pensare che tutti i componenti del gruppo di fuoco che hanno fatto parte con Nino Mangano prima erano con Giuseppe Graviano, cioè dal momento in cui Giuseppe Graviano era fuori tutto il gruppo di fuoco stava con Giuseppe Graviano. Quando hanno arrestato Giuseppe Graviano tutto il gruppo di fuoco è stato preso in mano da Antonino Mangano. Erano sempre le stesse persone, eh? Giuseppe Graviano quale mandamento comandava in quel periodo, nel 93? Brancaccio. E comandava da solo su quel territorio o in collaborazione di qualcuno? Guardi, per quello che erano per quello che ne sapevo io, erano lui e Filippo. Magari Giuseppe aveva determinati compiti e Filippo ne aveva altri. Ma la corte non sa chi è sto Filippo. Filippo è il fratello di Giuseppe Graviano. Quindi... c'era pure Benedetto, però quello è, di più si parlava di Giuseppe e Filippo. Lei li ha mai Benedetto. Incontrati Giuseppe e Filippo Graviano? No, io Giuseppe non l'ho mai incontrato, Filippo l'ho visto qualche volta presso il mio distributore e veniva a parlare con mio fratello Emanuele. Senta, sempre per cose di Cosa Nostra. Lei stava però non... operando una distinzione di ruoli, mi pare di capire, tra Filippo Graviano e Giuseppe Graviano, può essere più preciso? Almeno per quello che mi ricordo io, Filippo si occupava più di soldi, di politica, invece Giuseppe si occupava più di gruppo di fuoco e di... avevano i ruoli, due ruoli, si dividevano i compiti, ecco, almeno questo è quello che mi ricordo. Senta, però lei comunque sa... erano tutte e due importanti, cioè... nel senso, quando si parlava di Giuseppe e di Filippo. Giuseppe e Filippo, Giuseppe e Filippo. Comandavano i fratelli. Nel 1993 i rapporti di Giuseppe e Filippo Graviano con Leo Luca Bagarella come erano? Guardi, quando loro comandavano Graviano, io non lo so come erano i rapporti tra Bagarella e Graviano. Presumo buoni, però presumo, ma questa è una mia supposizione, per quello che sentivo, però personalmente io non li ho mai visti. Vabbè, assieme a loro. Andiamo avanti. A proposito delle stragi del 93, lei ha detto sono stragi che è stata realizzate da quel gruppo di fuoco. Lei ricorda quali sono stati gli obiettivi di queste stragi nel 93? Allora, gli obiettivi sono stati, diciamo, chiese, monumenti, hanno colpito queste cose proprio per fare ancora di più ricatto, nel senso, o fate come diciamo noi, o noi continuiamo con queste cose, e addirittura colpivano questi siti proprio per indebolire l'Italia anche a livello internazionale, secondo il cervello di loro colpivano queste cose, non dovevano venire più neanche turisti in Italia. Senta, dopo queste stragi del 93 si era ottenuto
Cosa Nostra aveva ottenuto quello che richiedeva, lei ha detto eliminazione del 41 bis, modifica della legge sui collaboratori di giustizia. Lei ebbe a confrontarsi con qualcuno, in particolar modo con Bagarella, su questo profilo, se queste stragi poi avevano portato a un risultato? Allora, io con Bagarella un giorno mi sono incontrato ed ero molto arrabbiato io, perché ho visto soffrire mio suocero tanto nel carcere di Pianosa e anche gli altri detenuti. Io con Bagarella ho parlato solamente una volta per quanto riguarda questa cosa, ma è uscito il discorso giusto perché l'ho aperto io, perché ero molto arrabbiato, e quindi io gli ho detto a lui da premettere che io, perché voglio fare una premessa a questa sua domanda, se me lo permettete. Io dal 1982 fino al 1995, per conto dei capi di Cosa Nostra, mi sono anche occupato di politica, non politica che la facevo la politica, cioè mi occupavo anche di cercare di portare avanti i politici che loro dicevano. Quindi sto parlando dal 1982 fino al 1995, mi occupavo anche di questo. Quindi io sono stato sempre al corrente di prima persona, dettomi o mandatomi a dire da Pippo Calò e altri esponenti mafiosi importanti chi si doveva votare e per quale motivo si doveva votare. Quindi partiamo dall'82 fino al 95. Quindi prima il Partito Radicale, sto facendo questa premessa perché è giusto che sia così, perché... Quindi i capi di Cosa Nostra mi dicono addirittura di mandare soldi al Partito Radicale, cosa che io ho fatto facendo diversi vaglia postali intestati a me e a tante altre persone. Poi successivamente si parlò di votare il Partito Socialista, poi successivamente è detto di votare Forza Italia nel 94, quindi tutti abbiamo votato Forza Italia perché Forza Italia e in particolare Berlusconi doveva aiutarci. Siccome nel 94, nel 95 ancora io non avevo visto nessun aiuto ed ero molto arrabbiato, incontrandomi con Bagarella gli ho detto: ma com'è che Berlusconi ancora non ci aiuta, non sta facendo niente per aiutarci, ogni volta dobbiamo votare e poi praticamente gli diamo i voti e poi ci abbandonano, sempre così deve essere la cosa. È stato uno sfogo che io ho avuto con lui, e lui mi ha detto, no, me l'ha detto in siciliano, però io ve lo dico in italiano, tanto comunque non cambia niente, mi ha detto: lascialo stare per ora, perché in questo momento lui non può fare niente per noi, perché ci sono altri soggetti che stanno guardando quello che lui fa e quindi lui non si può muovere. Il momento in cui lui si può muovere e può fare qualcosa per noi, stai sicuro che la farà. Quindi da questo capisco che lui, Bagarella e Berlusconi, comunque un patto l'avevano fatto. Senta, a proposito di queste elezioni del 1994, lei l'indicazione di votare Forza Italia da chi fisicamente l'ha ricevuta? Guardi, questo sicuramente me l'ha detto mio suocero, me lo avranno detto a Spoletto, comunque è in tutto il Rione, cioè tutto Palermo, tutta la Sicilia sapeva che si doveva votare Berlusconi. E adesso io gli devo dire pure Bagarella, adesso non me lo ricordo, però quello è perché, il fatto quello è. Il patto in che consisteva? Qual era la, voglio dire, i termini di questo patto? La cosa era come tutti gli altri, tutte le altre volte che noi votavamo. Allora, praticamente il problema è questo: in Sicilia, a Palermo, fino al periodo del mio arresto, quindi sto parlando fino al 1995, i fatti sono questi, non ce ne sono altri. Non c'era nessun partito politico che vinceva senza il consenso della mafia, quindi mafia,
e politica erano la stessa cosa. Questo, il concetto è questo, fino al 1995 non c'era un politico che poteva comandare a Palermo e in Sicilia senza il volere di Cosa Nostra, perché viceversa erano brutti guai per questi politici. Senta, e suo suocero Spadaro nel 94 l'indicazione di votare per Forza Italia l'aveva stabilita autonomamente o aveva ricevuto l'indicazione di qualcun altro? Allora, mio suocero, per quanto riguarda determinate cose importanti, e quindi parliamo cose importanti di Cosa Nostra, non faceva una cosa se non gliela diceva lui Pippo Calò. Pippo Calò. Io voglio dire che anche Pippo Calò e mio suocero mi hanno detto di mandare non so quanto milioni al Partito Radicale, eh? Cosa che io ho fatto, ci saranno sicuramente le tracce perché ho fatto tutti i vaglia postali. Ma quindi in cambio del voto a Forza Italia, che cosa Cosa Nostra si aspettava? Ecco, Calò lo spiegò a suo suocero, suo suocero lo spiegò a lei, gli dette la spiegazione della ragione per la quale... Le ragioni erano che lui, Forza Italia ci doveva aiutare la mafia in qualsiasi cosa che aveva bisogno. Questo il patto era. Presidente, io procedo ad una contestazione giusto per sollecitare la memoria a precisazione. Un passaggio della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, la strage di Catapaci, la sentenza del 26 settembre 97, prodotta il 26 settembre 2013 all'atto al dibattimento. Pagina 659 delle motivazioni di questa sentenza. Il signor Di Filippo, su domanda del pubblico ministero, ebbe a rispondere: Pippo Calò aveva detto a mio suocero di informare noi e tutto il rione di Piazza Calza che dovevamo votare tutti per Forza Italia, perché lui non so come abbia fatto. Altre persone avevano preso accordi con gli esponenti grossi del partito di Forza Italia, che loro, se salivano al potere, dovevano far chiudere il carcere di Pianosa, della Sinara, cercare di abolire l'articolo 41 bis. Ricorda in particolar modo queste sue dichiarazioni? Vabbè, praticamente io poco fa ho risposto in maniera generale. Cosa Nostra, io adesso certo non è che mi posso ricordare tutti i punti e tutte le virgole. Io comunque poco fa, prima che lei mi leggesse questa cosa, ho detto che Cosa Nostra ha dato il voto a loro perché loro dovevano aiutare Cosa Nostra. L'aiuto principale che c'era in quel momento quali erano? 41 bis, 41 bis, cosa dei collaboratori di giustizia, quindi queste erano le prime cose. Quindi magari conferma queste dichiarazioni? Le conferma queste dichiarazioni? Sì, certo. Senta, poco fa comunque ho detto quasi la stessa cosa. Facciamo un passo indietro. Lei ha detto che ad un certo momento dopo il Partito Radicale c'è stata l'indicazione di votare il Partito Socialista. Lei, da chi ha ricevuto questa indicazione, se si è poi attivato in tal senso? Da chi non me lo ricordo, sempre persone appartenevano a Cosa Nostra, io in questo momento non me lo ricordo. Per quanto riguarda il Partito Socialista, noi lo abbiamo votato, però poi come al solito nessuno ha mantenuto le promesse, parlo dei dirigenti, si parlava di Martelli che non aveva mantenuto le promesse, e io personalmente sono stato incaricato da Antonino Mangano in presenza di Salvatore Grigoli di andare a Roma, o meglio, io molto spesso ero a Roma, come Antonino Mangano lo sapeva, e quindi Antonino Mangano mi ha detto: visto che tu stai molto spesso a Roma, questo è successo nel 95, vedi di capire e di vedere quello che fa Martelli, perché lo dobbiamo uccidere.
Questo me l'ha detto Antonino Mangano in presenza di Salvatore Grigoli. Queste cose io le ho dette nel 95. E ha effettuato dei pedinamenti, ha verificato dove si spostava? No, perché poi io nel 95 sono stato arrestato e quindi ho collaborato subito con la giustizia e l'ho detto. Sicuramente se non mi arrestavano e se io non collaboravo, la cosa andava avanti. Comunque l'ordine tassativo era quello di uccidere Martelli. Senta, ritorniamo al 94-95. Lei ha detto che aveva avuto quella confidenza di Bagarella su Berlusconi. Visto che in quel momento la ragione del suo sfogo era quella, non si otteneva quanto richiesto. Sì. Cosa Nostra, Bagarella le aveva dato lo stesso ordine di morte nei confronti di Berlusconi come lo aveva ricevuto per Martelli? No, Bagarella lo ha giustificato a Berlusconi, perché quando io gli ho detto a Bagarella ma com'è che questo ancora non fa niente, parlando di Berlusconi, lui mi ha detto in siciliano, lascialo stare, in siciliano lo mi ha detto, a salluire meschenazzo, per ora non può fare niente, quindi non carichiamo sopra lui, però quando lui potrà fare qualcosa la farà per noi. Ma in quel momento lui, Berlusconi, non poteva fare niente perché, almeno dettomi da Bagarella, perché era osservato da altri soggetti politici e quindi lui non si poteva muovere più di tanto per aiutare Cosa Nostra. Però lui mi ha detto che prima o poi lo faceva, quando gli era possibile. Senta, lei ha conosciuto, Bagarella le ha mai indicato chi era il contatto fisico con Berlusconi da parte di Cosa Nostra, per conto di Cosa Nostra? No, non ho mai parlato di questo. Non gliel'ha mai detto. Senta, lei poi quando è che è stato tratto in arresto? Io sono stato arrestato a giugno del 95. Giugno del 95. Quando è che ha deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria? Io sono stato arrestato il 21 giugno del 95. Quando sono stato arrestato, le forze di polizia mi hanno detto che io ero in grado di fare arrestare Bagarella perché lo sapevo, secondo loro io lo sapevo. E io gli ho detto, ho deciso subito di collaborare e gli ho detto cosa dovevano fare per arrestare Bagarella, cosa che hanno fatto e il giorno dopo lo hanno arrestato. Poi successivamente io ero al corrente di determinate cose importanti di Cosa Nostra, quindi mi riferisco alle stragi di Roma, Firenze e Milano, perché ancora non era stato scoperto niente. Io sapevo chi erano stato, sapevo le motivazioni, sapevo tutta una serie di omicidi di cui nessuno sapeva. Mi riferisco anche a Padre Puglisi, sapevo che era stato Grigoli era una persona incensurata, insomma sapevo tante cose, quindi ho deciso di collaborare e raccontare tutto. Senta, quando viene arrestato, o meglio nel 95, per quale titolo di reato viene arrestato in quel momento? Io, per associazione mafiosa, fermato per associazione mafiosa. Per associazione mafiosa, non per gli omicidi di no, cui no, ha parlato. No, non si sapeva niente, nessuno sapeva niente di me e neanche del gruppo di fuoco, non si sapeva niente, ho detto tutto io. L'ha detto tutto lei subito, spontaneamente, quindi? Subito, tutto. Siamo alle ultime domande, signor Di Filippo, almeno per quanto mi riguarda. Per questi fatti, e quindi l'associazione mafiosi, numerosi omicidi, lei è stato mai processato? Io sono stato processato, condannato e ho scompitato la mia pena. Le è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione in questo processo, nei vari processi in cui è stato processato? Sì, sì. Sì, io mi è stato riconosciuto un attenuante per la collaborazione. Io consideri che dal 1995 fino a tutt'oggi, quindi sono passati 20 anni, attualmente sono sotto programma speciale di protezione. Presidente, da parte mia nessun'altra domanda, neanche il collega, abbiamo esaurito. Vediamo il parti civili. Nessuna domanda, allora facciamo anche la solita pausa di 10 minuti e poi procediamo. Avvocato Lo Di Peri, voleva... Sì, diciamo la solita pausa e poi tra 10 minuti riprendiamo l'udienza.
La Corte. Allora, riprendiamo l'udienza. Presidente, chiedo scusa da Parma. Sì. Mi dica. Dalla sala 9 volevo dare atto del rientro dell'avvocato Federica Folli. Benissimo, ne diamo atto a verbale. Quindi grazie. Assume ovviamente la difesa del proprio assistito Cinà. Quindi l'avvocato Sansone rimane sempre per Bagarella soltanto, sì, per Bagarella soltanto, perché per Rina abbiamo Renzo e quindi rimane soltanto per Bagarella. Allora, verifichiamo se Di Filippo è rientrato, è in collegamento. Sì, buongiorno, De Filippo è presente in aula. È presente in aula. Benissimo, allora iniziamo il controesame, vediamo delle parti civili, se c'è qualcuno che intende fare delle domande. Nessuna? Passiamo allora ai difensori. Avvocato Di Peri. Grazie Presidente. Signor Di Filippo, le faccio una domanda per fare definire un argomento che lei ha affrontato sulla scorta delle domande formulate dal pubblico ministero. Lei ha detto che Berlusconi è stato tutto sommato difeso da Bagarella, che lo giustificava perché in quel momento era controllato da alcuni politici e quindi non poteva fare nulla. Mi scusi avvocato, mi scusi, io non la sento. Avvocato Di Peri, se può avvicinare un po' il microfono e sì, ripetere la domanda. Sì, sì. Lei poc'anzi, rispondendo al pubblico ministero, ha precisato che Bagarella ha giustificato Berlusconi perché in quel momento non poteva far nulla per Cosa Nostra perché era controllato da alcuni uomini politici. Questo quando lei affrontò l'argomento insieme a Bagarella. Ma le risulta se successivamente Berlusconi ha fatto qualche cosa per Cosa Nostra, ha attenuato il 41 bis, ha formulato delle leggi che agevolavano la mafia? Le risulta questo? Io consideri che poi nel 95 sono stato arrestato e poi non ne so più niente di queste cose. Sì, ma lei questo incontro l'ha avuto quando? Nel 93, giusto? Con Bagarella? No. 94, no, nel 94, 94. Quindi nell'anno successivo le risulta o non le risulta che c'è stata una disponibilità invece nel senso cui lei ha riferito da parte di Berlusconi? Guardi, a me non mi risulta niente, io mi sono solo soffermato nel discorso che ho avuto con Bagarella. Bagarella mi ha detto che in quel momento Berlusconi non poteva fare niente perché c'erano altri politici che lo osservavano proprio per vedere se lui faceva determinate cose con Cosa Nostra e quindi non li poteva fare, ma comunque di avere pazienza perché prima o poi quando lo poteva fare lo faceva, poi del resto a me non mi risulta niente. Benissimo, grazie, non ho altre domande. Allora passiamo all'avvocato Emilio. Sì, grazie Presidente. Buongiorno signor Di Filippo, buongiorno. Solo poche domande. Lei ha chiarito che le ragioni per le quali vennero fatte le stragi erano per ricattare lo Stato sul 41 bis e sulla legge relativa ai pentiti. Sì, esatto. Esatto. Senta, è un dato acquisito che vi furono nel 93, nel novembre 93, delle revoche di provvedimenti di 41 bis. Revoche effettuate dal governo Ciampi, un governo di centrosinistra, tecnico di centrosinistra. Voi avete commentato in Cosa Nostra questo dato? Che erano state revocate queste cose? Sì, e da un governo di sinistra. No, no, io non ho mai commentato niente con nessuno riguardante queste cose che erano state revocate e se erano state revocate. Io non ho mai commentato niente. Non mi ricordo di aver commentato niente, cioè non mi ricordo di aver avuto discorsi importanti in questo senso. Può essere pure di sì, però niente di particolare. Io queste persone che lei ha nominato neanche li conosco. Sì, quindi non ricorda neanche che le vennero riferiti i commenti fatti da altri, se ho ben capito. Questo non me lo ricordo, eppure è possibile, siccome non sono cose importanti, diciamo non faccio riferimento a cose non importanti, ecco, magari non ci facevo caso o non mi ricordo bene, però grazie. In questo attimo non me lo ricordo, eventualmente se io le ho dette me lo può contestare. No, per carità, era solo una domanda per sapere, stia... vado avanti. Senta, lei nel 2002 chiaramente era detenuto, immagino. 2002? Sì.
Io sono stato arrestato nel 1995 ma lei parla, io comunque sono sotto protezione, vuole sapere cosa. Sì, c'ha ragione. No, le chiedo se lei ha mai avuto occasione di sapere, di commentare la stabilizzazione del 41 bis che avvenne ad opera del governo Berlusconi nel 2002. Questa è la domanda. No, ma io sono in protezione, con chi devo commentare? Va bene, va io bene. Io 2002 sono in protezione, quindi dal 1995 fino adesso, 2015, sono in protezione. Sì, la ringrazio. Andiamo avanti, poche domande. Senta, lei ha detto che l'altro obiettivo di Cosa Nostra era la legge sui collaboratori, sui pentiti. È un atto acquisito che la riforma della normativa sui pentiti, così come oggi, fu fatta dal governo Prodi, un governo di sinistra. Voi commentaste in Cosa Nostra questo dato? Io di Prodi non ho ha mai già sentito, detto che nel 2001 era ampiamente collaboratore di giustizia. Pubblico ministero. Quindi in Cosa Nostra. Come, ha sentito no, anche non in Cosa Nostra fare commenti, ha avuto notizia? No, era già collaboratore, ha già precisato. Comunque, vabbè, facciamo la domanda, sì, ma lo ha già detto che era già collaboratore dal 95 fino ad oggi. E quindi evidentemente non aveva più contatti. Comunque. Prego, avvocato mio. Lei ha detto che andava a trovare il suo suocero a Pianosa ogni mese. Io le dico, sì, ha detto anche che si lamentava del 41 bis, che erano trattati male, eccetera. Io le chiedo, suo suocero le disse in quelle occasioni che di adoperarsi per far chiudere anche, per cercare di far chiudere le carceri di Pianosa e della Sinara? Lui intanto, quando io facevo il colloquio con lui a Pianosa, ci divideva il vetro e quindi non manco potevamo avere contatti, dovevamo parlare con il microfono e quindi non è che si poteva parlare più di tanto. Se lui me lo disse o me lo ha fatto capire, è pure possibile. Ma non c'era niente di capire, perché io ho visto mio suocero in condizioni, mio suocero e tutti gli altri in condizioni pessime. Comunque poi da qualche altro che stava là, anche in quel periodo, mi riferisco a Spadaro Antonino, sarebbe il nipote di mio suocero, perché nello stesso periodo che ci stava mio suocero ci stava anche Spadaro Antonino. La moglie di Spadaro Antonino mi disse che il marito gli aveva detto: per favore, fate chiudere questo carcere perché non ce la facciamo più. Con mio suocero non me lo ricordo se me l'ha detto o non me l'ha detto. Comunque tutta Palermo, tutta la Sicilia e tutto sapeva la situazione del carcere di Pianosa, soprattutto perché diciamo che alla Sinara era un po' meno dura, perché in contemporanea che mio suocero era a Pianosa, io avevo anche a mio cognato che stava alla Sinara, mi riferisco a Marchese Antonino, e sentendo mio fratello che andava alla Sinara a trovare a mio cognato, diciamo che la Sinara rispettivamente a Pianosa era meno duro come carcere, sì. Cioè a Pianosa proprio era una cosa esagerata, a Sinara, difatti mio suocero mi disse: meno male che a me mi hanno portato a Pianosa e a mio fratello, sarebbe Vincenzo Spadaro, lo hanno portato alla Sinara. Perché se a lui lo portavano qua a Pianosa mi sarei molto preoccupato, gli dispiaceva di più, ecco. Sì, grazie, chiarissimo. Senta, risulta che la chiusura delle carceri di Pianosa e Sinara venne fatta da un governo di sinistra, il governo Prodi. Lei ha avuto modo di commentare o sapere commenti relativi a questo dato? Ci siamo l'anno, avvocato 97. Emilio. Quindi mi pare che la risposta 96. L'abbia data prima. Io dal 95 non ci sto più in giro, sto... Va bene, l'ho già detto prima, quindi infatti ho chiesto la precisazione dell'anno, perché mi pare che già era ricompresa, sì, nella risposta precedente. Io la ringrazio, un'ultima domanda. Senta, lei ha detto che il gruppo di fuoco che fece le stragi del 93 agì agli ordini dei Graviano. Lei conosce le ragioni per le quali Graviano non sono imputati in questo processo? Anche la domanda non è ammessa perché è superflua. Grazie signor Di Filippo, io la ringrazio, buongiorno. Prego, prego. Allora, avvocato Romito.
Sì, buongiorno Avvocato Romito. Di Filippo, buongiorno. Una precisazione, buongiorno, o un approfondimento? Buongiorno. Vediamo. Lei ha detto che quando si trovava ricoverato all'ospedale civico Calò le chiese di portargli Cangemi. Sì, l'ho fatto. Cangemi era latitante? Cangemi era latitante? Io credo che lui non, in quel periodo era libero, credo. In quel periodo che io gliel'ho portato era libero. Comunque, ammesso che era latitante, non c'erano problemi per entrare all'ospedale civico di Palermo, reparti detenuti, perché in quel reparto si poteva fare tutto quello che si voleva, anche se era controllato un mese dalla polizia e un mese dai carabinieri, si alternavano. Quando c'era la polizia potevamo fare tutto quello che si voleva. Quando c'era la polizia che intende? Polizia penitenziaria, polizia di Stato? Polizia di Stato. Va bene, senta, quindi nel mese in cui c'era la polizia di Stato, se ho capito bene, potevate entrare, si poteva entrare con maggiore facilità, facevate quello che volevate? Esatto, sì. Senta, che anno era, se lo ricorda? Lei ha detto durante il periodo del maxi processo, però sì, non ha specificato bene. Per dare un punto di riferimento, sicuramente dopo l'86, perché io mi sono sposato a settembre 86 e subito dopo, non mi ricordo quando, ho portato a loro, ai capi di quasi tutti i mandamenti che c'erano a Palermo, perché erano là, perché loro lo hanno voluto, la videoregistrazione del mio matrimonio, cosa che ho fatto, e loro se lo sono visti là, dentro il reparto. C'era un televisore, c'era... Avevano tutto, televisore, videoregistratore, tutto. Vabbè. Quello che volevano fare, potevano fare, potevano anche scappare. Loro mi hanno detto che se volevano potevano tutti scappare, solo che non scappavano per rispetto nostro, perché dice se noi scappiamo poi la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine vi perseguitano a vita voi, e quindi noi per rispetto vostro non scappiamo. E questa situazione fino a quando è durata, che lei ricordi? Io poi quando è finito il maxi processo, poi loro sono stati trasferiti e quindi poi io non ci sono più andato. Almeno fino a quando c'era mio suocero io ci andavo, poi quando mio suocero è ritornato nel carcere di provenienza non ci sono più andato. Comunque sì, ho sempre avuto contatti anche con il dottore Cinato. Senta, lei prima ha detto una frase del tipo fino al 1995, che credo sia in riferimento al suo arresto, solamente chi era appoggiato da Cosa Nostra vinceva le elezioni. Ma questo è in riferimento a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunale, provinciale? O a tutto? No, io parlo a livello nazionale, quando c'erano, poi a livello regionale queste cose io non li so, io parlo solo le votazioni, quelle nazionali, quando e quindi mi riferisco al Partito Socialista, e poi a Forza Italia. Poi a me non mi interessavano le regionali, diciamo, queste cose diciamo più piccole, non era una cosa a cui io mi interessavo. Lei ha conosciuto Angelo Sino? No. Senta, lei però ha detto pure che faceste votare il Partito Radicale.
Io del Partito Radicale, sì, mi pare che, se ben mi ricordo, lo abbiamo pure votato, se ben mi ricordo. La cosa che mi ricordo principalmente è che ho avuto ordine da Cosa Nostra di mandare tanti soldi al Partito Radicale, cosa che ho fatto. E a lei hanno spiegato per quale motivo? No. Loro, soprattutto mio socio, mi diceva: quando io ti dico una cosa tu ne devi capire mille. Quindi io, quando non mi dicevano le cose, non facevo domande. E mi dicevano: fai questo, io facevo questo e basta. Cosa che ho fatto, perché ho fatto tanti vagli a loro. Sì, questo in prossimità di elezioni? Non me lo ricordo, se devo essere sincero. Non ho ricordi buoni. Va bene. Senta, per la DC lei fece mai votare in Sicilia? Cosa? Per la Democrazia Cristiana lei fece mai votare in Sicilia? No, io ero piccolo quando c'era la Democrazia, non gliene so parlare della Democrazia Cristiana. Va bene. Non le dissero mai di votare, per esempio, per Vito Ciancimino? Non ho mai sentito la cosa. Va bene, la ringrazio. Prego, buongiorno. Allora, vediamo se ci sono altre domande anche dai siti esterni. Avvocato Folli, avvocato Renzo, mi pare che abbiamo nei siti esterni. Vuoi fare domande? Nessuna domanda? No, per il momento no. Va bene. E allora mi pare, se non ci sono anche richieste da parte del pubblico ministero, possiamo fermarci qui allora con l'esame di Filippo. Va bene, allora Di Filippo, lei può andare, possiamo anche interrompere il collegamento. Buongiorno.